Non è una moneta, anche se molto simile a quelle in circolazione, ma un buono sconto al portatore distribuito dal comune e da spendere esclusivamente negli esercizi commerciali della città. Dopo mesi di sperimentazione prende ufficialmente il via il NAPO, l'iniziativa dell'assessorato alle attività produttive che mira a premiare il senso civico di turisti e napoletani. Per ora ne abbiamo stampati 10 milioni di NAPO, ogni NAPO per spenderlo dà uno sconto del 10%, quindi per spendere un NAPO bisogna spendere 9 euro veri, quindi una spesa di 10 euro diventa 9 euro un napo, una spesa di 40 euro diventa 36 euro e 4 napo. Chi il napo non ce l'ha e va in un negozio che accetta i napo potrà pagare la somma intera, 40 euro, e ricevere 4 napo come dire, buono sconto da utilizzare una volta successiva, in quel negozio o in qualunque altro esercizio della città. Il primo è stato consegnato al cardinale Sepe, ma dal 6 dicembre toccherà ai giovani, poi agli stranieri che faranno tappa negli alberghi e da giovedì 13 dicembre il napo entrerà nelle case dei cittadini. La distribuzione avverrà attraverso gli sportelli URP dislocati sul territorio a coloro che avranno ricevuto apposita comunicazione da parte dell'ARIN. Abbiamo fatto un accordo al quale tengo molto, mi fa molto piacere, col Banco di Napoli. Ci sono 13 sportelli, di cui uno aperto anche il pomeriggio fino alle 19 al Vomero, che il 6 di dicembre, solo in questa giornata il 6 di dicembre, consegneranno a tutte le persone di 18 anni un pacchetto di 50 napo. Poi i napo saranno dati anche ai turisti, a chi vuole bene la nostra città, saranno dati ai cittadini che pagano correttamente la bolletta dell'acqua. Oltre al valore simbolico, il buono sconto coniato dal Comune contribuirà anche al rilancio del tessuto economico partenopeo. I commercianti e gli esercenti che scelgono di aderire all'iniziativa possono già registrarsi e promuovere gratuitamente la propria attività inserendo i dati sul sito in sovraimpressione. Il percorso crescerà un po' nel tempo, perché per esempio la distribuzione delle bollette dell'acqua si concluderà a metà gennaio, quindi noi contiamo che perché vada a regime un po' tutto il meccanismo dovremo aspettare la fine del mese di gennaio, però insomma partire prima di Natale era importante e partire da 18 anni forse è più importante ancora.